Auguri, nonna. Auguri a te, cavaliere. Auguri, commendatore. Auguri, cavaliere. Tanti, tanti auguri, commendatore. Auguri a lei, cavaliere, e alla sua famiglia. Auguri alla sua signora, commendatore. Auguri, buon anno. Auguri, buon secolo. Manca un minuto. Buon anno, Mario. Buon anno, amore. Devo darti una grande notizia. Il nostro quintetto darà concerti in tutta Europa. Siete stati scritturati. Te ne vai. Amore, saranno mesi lunghissimi, è vero. Ma al mio ritorno non sarò più uno sconosciuto. E potrò chiedere la tua mano. Quando parti? Domani? No, fra pochi giorni. Allora possiamo vederci ancora, come al solito, al pattinaggio. Certo. Oh, Mario. Tu vorresti che io rinunciassi? No. Hai ragione tu. Questo viaggio significa tutto per noi. Amore, ti ho portato un cario. Quando lo ascolterai, penserò tanto a te. Fa impressione, però, dire ventesimo secolo.
ci sentiamo più vecchi. Ma che dice, signora? È come se nascessimo ora, si ricomincia da capo. E lei, colonnello, che profezie fa per il nuovo secolo? Predico un ritorno all'arma bianca, caro Savelli. Non crede, dottore, che farà male alla vista questa elettricità, come la chiamano? Ma entro 10 anni saremo tutti ciechi. Reverendo, la Chiesa non si pronuncia su questi modernismi. Fiat lux e la luce fu. Secondo me l'elettricità segna una tappa verso il giusto livellamento delle classi sociali. E forse è questa la ragione per cui sono affezionata alle candele. Massimo? Amici, signori, consentitemi ora un ultimo brindisi. Io vorrei bere non solo al nuovo secolo, alla prosperità di tutti noi, ma soprattutto vorrei bere alla felicità di mia figlia Elena. Un roseo avvenire a fianco dell'uomo che saprà renderla felice l'attende. Signori, ho il piacere d'annunciarvi, unitamente a mia sorella Matilde, il suo fidanzamento col conte Edoardo Savelli. Allegramenti, contessa. Ti raccomando, non fare troppe evoluzioni. Ricordati che non sei più una bambina. Sei la fidanzata del conte Savelli. Sì, sì. Amore? Non sono più il tuo amore. Ma che dici? Mio padre mi ha fidanzata col conte Savelli. E me lo dici così? No, ma che fai? C'è mia zia. Elena, io mi sento morire. Dobbiamo fare qualcosa. Quello che vuoi tu. Parti con me. Per carità, non dirmelo due volte. Parti con me. Sei pronta? Credo che dovremo rinunciare alla partita. Perché? Va in camera di tua figlia. Ma tu non sali? No. Ma sei impazzito per caso? Se Elena non viene, io non parto. E noi che facciamo senza di te? Un quintetto in quattro? Ascoltami, guarda, ne sono sicuro. Quella all'ultimo momento si è pentita. Ma Mario, dove vai? Ti riconosce? Sono la zia. Contessa, dov'è Elena? Suo padre ha scoperto tutto. Elena la prega di partire da solo. Le scriverà. Mario, il treno parte! Lei deve andare. Questo è anche il desiderio di Elena. Creda le mie parole. Io sono con voi. Un fidanzamento non è ancora il matrimonio. Io vi aiuterò a raggiungere il vostro scopo. Ma vuoi proprio restare a terra? Oh, signora. Vieni, vieni. Vada. Vada. Quando lei ritornerà da questo viaggio sarà diventato un pianista famoso e allora tutto sarà più facile. E le scriva. Elena non vivrà che per le sue lettere. Grazie. Forse il conte Savelli non è un uomo degno del tuo amore. Io non ho nulla da rimproverarmi. Sono anni che frequenta la nostra casa. Io non ho mai notato in te una particolare avversione per lui. E allora, dimmi, parla.
Vi supplico, papà. Devo forse pensare che ci sia un altro uomo. Vi prego, lasciatemi sola. Sono molto preoccupato. Non drammatizzare, fra un mese se ne sarà scordata. Non lo so, non so più niente. Noi abbiamo deciso del suo avvenire senza tener conto dei suoi sentimenti. Forse abbiamo sbagliato, Matilde. I tempi cambiano. I tempi sì, ma il denaro e i titoli del conte Savelli restano. A giudicare da quello che stava facendo, sembra che il denaro non abbia molta importanza per lei. Se tua figlia sapesse che il nostro patrimonio è in rovina e che il nostro stesso nome può essere coperto di vergogna... Non voglio che lei sappia. Non voglio darle anche questo dolore. Non ti preoccupare. Io so sempre quello che devo fare. L'ho visto partire. Gli ho parlato. Tu come l'hai riconosciuto? Tu sai che io vedo molto lontano. Alla pista di pattinaggio non mi era sfuggita la sua presenza. E che cosa gli hai detto? Che vi aiuterò e che farò tutto il possibile perché siate felici. Tu hai detto così? Non è possibile. Te ne convincerai quando riceverai la sua prima lettera.